se devo essere sincero, io lunedì quando insomma c'è stata questa cosa e si giocava la giornata nuova, sarei stato felice di giocare a porte chiuse. Poi ho fatto il primo allenamento e ragazzi questa cosa non gli piaceva. Ragazzi, dice se no se viene a fare la finale mi stesso vuol giocare con uno stadio pieno perché forse non ci ricapita più. E quindi questa cosa lunedì dentro lo spogliatoio sono tornato a casa e gli ho detto alla mia moglie, mi sa che si va a Genova e si fa la partita vera, perché mi sono reso conto che ragazzi non vedeva l'ora di venire a giocare in uno stadio di genere, con delle persone di genere, con un tifo del genere, contro una squadra fortissima. Secondo tempo avete sofferto un po' di più, no? 38 minuti non avevate quasi mai superato la metà campo. Sì, sì, diciamo però comunque sia, secondo me abbiamo sofferto qualcosa in più nei primi 10 minuti del primo tempo. Nel secondo tempo sì, stavamo più bassi, ma cioè, c'è un po' da fare, Genova c'ha più passo di noi, Bittai, Massetti, cioè Donatangio, c'hanno un passo della Madonna, se non gli si lascia campo ci fanno verdi e quindi si sapeva se doveva stare compatti, cercare di non gli dare canali centrali, buttargli sulle esterne il più possibile e poi provare a ripartire. Magari poteva pensare che siamo venuti a fare una partita di rimessa, ma la nostra squadra, se qualcuno l'ha vista, eccetto a Maccarese, anche contro il Siena, ha sempre dominato le partite. Però bisogna anche essere consapevoli della squadra che va a contrare. E io ero consapevole di venire a contrare una squadra fortissima, vista da video, vista dal vero è ancora peggio, perché c'è 4-5 giocatori che mi hanno impressionato. Ora il 51% forse ci sa noi di passare questo turno. Quindi ora sta tutto da perdere. Chiaro, quindi però spero, ma io so già che domani entro gli spettatori, ragazzi, domenica vogliamo fare la partita come se partisse a 0-0.